Intanto ciao a tutti, vado a rispondere a qualche domanda. Ahia, non sto qua. Vado a rispondere ad un paio di domande che mi sono state fatte sul metodo gentile per addestrare i cani. Metodo gentile, addestramento, perché? Perché è istituito anche dal metodo naturale, cioè adesso va di moda parlare di metodo naturale, quindi non più gentile. Proprio nella scienza del comportamento animale, se c'è una cosa che è gentile è la natura. La natura è gentile, no? Come si fa a non riconoscere la gentilezza della natura? Come si fa a non dar retta a quegli addestratori o educatori cinofili che ti dicono io ti addestro il cane con il metodo Faccio un gentile? esempio pratico di metodo gentile in natura, proprio in natura. C'è la tana, c'è la cagna, si può dire, sia cagna, intesa come femmina al femminile, di Mi cane. dicono che uso un linguaggio, ma io mi riferisco ai cani, non è che femminile, cani, che diamo potenza ai significati che non esistono. C'è una cagna che partorisce, ha una cucciolata, e a 10 metri dalla zona dove ha partorito, da questa piccola, questo pertugio dove ha partorito, c'è come dire, c'è un burrone, uno strapiombo, i cuccioli quando hanno finito di essere allattati escono dalla grottina che la mamma ha fatto, si avvicinano allo strapiombo, a questo punto subentra il metodo gentile o naturale, del come la cagna educa il cucciolo. Va vicino e gli dice: senti cucciolino, non ti avvicinare allo strapiombo perché potresti cadere e farti del male e forse anche morire. No, non fa così. In natura non funziona così. In natura arriva la mamma, lo prende per la collottola, gli dà una sgrullatina tenue affinché il cane si spaventi ma non si faccia male. Il cane capisce, va per associazione e lui non si avvicina più. Il metodo gentile non esiste, il metodo naturale. La natura non è buona, non è mai stata buona, non è buona con i pesci, la natura non è buona con gli animali, la natura non è buona con i cani, la natura non è buona con gli uccelli, la natura non è buona con l'essere umano, la natura non è buona. Però Chiaro? Qua ti risponderanno quando li metti in difficoltà, beh, ma io non parlo di addestramento, ma di educazione. Vabbè, allora non parlare. Questo è uno degli strumentini che vengono usati per chiamare il cane, poi c'è la frase anche quella di Bufalo sul romanzo criminale, ci chiama il cane. Questo è un clicker, sentite? Voi pensate che umiliazione ha subito questo oggettino? Il clicker veniva usato durante la seconda guerra mondiale sullo sbarco in Normandia dagli alleati, praticamente questo, no? Nel buio, voi sapete si erano persi per la Normandia, no? Quindi gli alleati avevano una parola d'ordine, però nelle foreste, nei boschi si erano persi, se sentivano un rumore, cosa faceva un soldato alleato? Se dall'altra parte sentiva il silenzio della notte, era la risposta che era un alleato. A quel punto subentrava la parola d'ordine che era tuono, l'altro rispondeva lampo, un tono nero, naturalmente il clicker aveva diverse tonalità e veniva usato per sottorosso a forma di cane, porello, clicker. Poi ci sono molti sistemi in voga tra il fai da te. Uno di questi, il più famoso, è questo, che quando li vedo gli taglierei le mani, quando fanno al cane dai al circo, ma che cosa fai? Ma perché? Seduto! È uno di quei momenti che speri il cane reagisca, ma un altro metodo in voga tra i grandissimi addestratori che ci sono in giro per il mondo, poi vi racconto una storiella sull'Australia, quando sono andato a lavorare i cani con l'esperienza, ho avuto anche l'opportunità di studiare per un periodo il dingo, una cosa, un mondo a parte, una cosa particolare. Vabbè, però andiamo avanti, su tutta questa che è un'infarinatura.
ci sono quelli che danno il comando al cane e lo guardano negli occhi. Allora, questa è una cosa che va chiarita una volta per tutte, perché infastidisce proprio il sistema nervoso di un professionista. Una volta per tutte, poi basta, una volta per tutte. A proposito di metodo naturale o metodo gentile, come li chiamate, guardare negli occhi un cane non è mai una bella cosa. Mai. 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 Esempio pratico, in natura. Se un cane incrocia lo sguardo di un lepre, perché ha fame e lo vuole cacciare, il cane in quel momento sa che dovrà correre ancora di più perché lo stesso lepre lo ha intercettato con lo sguardo. Stesso discorso vale per il lepre. Se il lepre incrocia il cane con lo sguardo, sa che dovrà correre tanto perché il cane lo sta cacciando. Questo è un esempio che vale sempre. In natura, guardare il proprio cane dritto negli occhi è sempre qualcosa di sbagliato. Prima di pensare all'educazione, ci arriveremo alle differenze tra educazione e addestramento, che sono due mondi a parte. Prima di pensare a tutti questi discorsi e queste domande molto interessanti che mi arrivano, e vi ringrazio sull'argomento, provate ad immaginare il cane come se fosse... Quando facevo i cani per i privati, prima di lavorare nel settore della sicurezza, in altri contesti, ora immaginate di dover preparare i cani per una rotazione in Afghanistan o in un teatro di guerra. Immaginate una cosa simile. Quindi fissatevi in testa, poi tra poco la riprendiamo. Cioè, voi dovete preparare un cane o antimina o antiterrorismo, che sono due cose diverse. E dopo certo facciamo un passetto indietro. Chiaramente ora sto parlando di cani di una determinata tipologia. Mi viene da ridere perché stavo pensando a Cesar Millan. Vabbè, allora voi immaginate di... Mi arriva uno, questo qui, quando lavoro ancora con i privati, mi arriva un ragazzo e gli dice: sai, il mio cane teme la minaccia tecnicamente, perché non dovesse, il cane ha paura di questo, cioè di questo movimento qui, che durante le prove di lavoro è una minaccia che si fa con un bastone flessibile, che non uccide il cane, non vi preoccupate, un bastone flessibile. E io dico: ma perché, ma lo hai mai picchiato, mai successo qualcosa? Dice: no, sto cane non si capiva perché sto cane forte, il cane, però appena vedeva sollevare un bastone o sollevare solamente la mano, gli piava un corpo e o mordeva, quindi tentava di mordere, ma anche il passante, cioè anche un tipo che camminava per la strada e magari faceva un gesto strano, o magari l'addestratore. Un giorno viene lui, il proprietario, con il cane, accompagnato dalla madre. Mi fermo a parlare con la mamma e gli chiedo: ma il cane, con me è buonissimo, io quando è a casa con me si comporta proprio bene, anche perché se non si comporta male, io col bastone quando lo scopo per terra, io faccio vedere io. Il cane, da quando era cucciolo, che la madre di questo ragazzo doveva pulire per terra, che lo seguiva col bastone, levate, ecco, questa è una situazione delle tante variabili che vengono usate spesse volte nei cani, e fanno dei danni incredibili sulle aspettative di quelli che sono i proprietari. Una scena che mi ha sempre fatto ridere, perché non mi nascondo che lo faceva anche mia mamma col primo cane, un cocker, quando era... Se tua madre scansa il tuo cane con il bastone per pulire per terra, dici: teme la minaccia, te credo, io pure temo mia madre, mi tirava le ciabatte, ragazzino. Oh, questa infarinatura di questioni più o meno marginali, andiamo al discorso che vi anticipavo. Immaginate di dover preparare una rotazione, la rotazione sta con i cani che fanno la rotazione in teatri di guerra più o meno pericolosi, e che quindi hanno dei compiti. I compiti possono dividersi in, prendiamo tre esempi: perimetrale, quindi difesa di un campo, di addestramento, o difesa semplicemente di una base dove ci sono dei rifornimenti, insomma perimetro, difesa del perimetro. Cani antiterrorismo, quindi cani che devono affrontare l'ipotetico terrorista, e qui abbiamo la parentesi da poco, o cane antiesplosivo, anti-YED, o
Dio, o Yez, o chiamatelo un po' come volete, o semplicemente cani. Secondo voi questi cani sono educati o addestrati? Perché la differenza sostanziale, cioè scremi di tutto, togli tutto, è che un cane educato è facoltativo, un cane addestrato è imperativo. Un cane che va avanti una ricognizione, un'antimina, non sente una mina, muore il cane e il protone dietro. Secondo voi è educato o è addestrato? Guardate le immagini del cane dell'attacco in Tunisia, che è partito e si è preso il colpo del cane è morto. Ricordate il cane grazie al quale si dice sia stato ucciso Bin Laden, cane antiterrorismo. Molti pensano che vada diretto a mordere il terrorista, in realtà va a distrarre il terrorista che ad esempio punta con il fucile il SEAL di turno, la forza speciale di turno, entra il cane, sposta il fucile sul cane, in quel decimo di secondo entra il SEAL che trova il terrorista scoperto. Questo fa il cane. Anzi, secondo voi questo cane è educato o addestrato? Secondo voi un cane per non vedenti, che se non vede un autobus attraversa muore il cane e anche il non vedente, è educato o addestrato? Fai business con il cane, quindi grano, queste cose le spieghi al tuo cliente o no? Sei un allevatore, un addestratore, un ammaestratore, una volta un ammaestratore, queste cose le spiegate o no? Perché queste sono cose che vanno spiegate. Lei cosa vuole, un cane addestrato o un cane educato? Perché un cane educato è una cosa, un cane addestrato è un altro. L'addestramento tra cane e uomo non è mai chiaro. È un adattamento di uno alla richiesta e alle richieste dell'altro, che passano per una, per migliaia di intuizioni, colpi di fortuna, bravura, intensità, apprendimento, cultura, conoscenza, forza di volontà, ardimento. Ecco, se ti manca anche una sola di queste cose, non fare l'addestramento. Il timing, quella capacità di intuire quando è il momento di fermarsi, cioè quella capacità di dire accidenti, il cane ha capito, non insisto, mi fermo sull'esercizio, lo riprendo in un altro momento. Tanto questo è il cane che è contento che te lo ama. Ma se vuoi un cane forte, devi passare tutta la sua parte giovanile a perdere. Devi essere bravissimo a perdere. In ogni gioco, in ogni conflitto, più tu giochi con lui e perdi, giochi e perdi, giochi e perdi. Come fanno i leoni con i leoncini. Giochi e perdi, giochi e perdi, giochi e perdi. E lui si rafforza. Quando il cane è abbastanza forte, puoi cominciare a mettere dentro l'addestramento. Prima di prendere un cane, imparate a padroneggiare la materia cinofila. Se volete le basi, cose semplici, altrimenti non avete da donare né luce né oscurità, capito? Clicker. Clicker. Saluto. Ciao a tutti, quando saremo ancora di più cominceremo a fare qualche lezione seria su esercizi semplici da fare per tutti. Signora con quella scopa per pulire il pavimento. Ciao ciao.